Benvenuti in un nuovo episodio di Teste in Telle. Io sono Gloria e oggi andrò a testare con voi l'acqua micellare bifase con olio d'argan di Garnier. Si tratta di uno struccante bifasico e quindi presenta due fasi, una acquosa e una oleosa, che per far sì che il prodotto sia efficace vanno miscelate insieme. Questo flacone contiene 400 ml di prodotto, ha una scadenza dall'apertura di 6 mesi e il prezzo si aggira intorno ai 5 euro. Comunque giù nell'info box trovate il link per acquistarlo e anche la lista degli ingredienti. È disponibile però anche una sua versione da viaggio da 100 ml, molto carina. Questa micellare bifase dovrebbe essere indicata per tutti i tipi di pelle, anche per le pelli più sensibili. Può essere utilizzata sia sul viso che sulle labbra che sugli occhi. E le premesse sono brevi e concise. C'è scritto che strucca, deterge e idrata il viso senza lasciare un residuo oleoso e quindi non va risciacquata. E poi dovrebbe essere efficace e quindi dovrebbe riuscire a struccare il trucco waterproof e a lunga tenuta. Ha un profumo delicatissimo. Prima di utilizzarla va agitata per bene in modo tale che le due fasi si mischino e che abbiano un colore uniforme e quindi c'è scritto che le due fasi si attivano per eliminare facilmente tutti i tipi di trucco e impurità. Il risultato è quindi quello di una pelle struccata, perfettamente pulita e idratata, senza alcun residuo oleoso. Sul flacone leggo che è dermatologicamente oftalmologicamente testata e adesso vi lascio alla fase del test. Proveremo questo struccante bifase con due tipi di make-up. Per il primo test ho scelto un make-up look davvero semplicissimo, con una base viso molto leggera, sugli occhi giusto due ombretti e un bel po' di mascara, mentre le sopracciglia e le labbra sono praticamente struccate. Vi chiedo perdono per le condizioni pietose del mio viso, che tra l'altro è anche un po' scottato dal sole. Solitamente per struccare un look così semplice impiego 2 minuti e utilizzo un solo dischetto di cotone, ma questo perché prima di struccarmi con l'acqua micellare bifase sciolgo il mascara con un po' d'acqua calda. Durante il test ovviamente non l'ho fatto per mettere davvero alla prova il prodotto, però ho comunque cercato di essere delicata e quindi di portare via soltanto il trucco e non tutte le ciglia. E in questo modo ho utilizzato per struccarmi due dischetti di cotone. Ho poi fatto la prova del 9 per vedere se c'erano residui di trucco su viso e occhi e ho utilizzato un altro dischetto di cotone, questa volta con un'acqua micellare standard. Per il secondo test ho deciso di mettere davvero alla prova questa acqua micellare bifase, infatti indosso una full face con un mascara waterproof, una matita nella rima interna degli occhi sia superiore che inferiore a lunga tenuta, un rossetto liquido a lunga tenuta, forse l'unica cosa che sembra poco truccata è la zona delle sopracciglia, ma in realtà ho un gel fissante, anche lui a lunga tenuta. Per struccare metà viso infatti ho utilizzato due dischetti di cotone, mentre l'altra metà viso ho deciso di struccarla con un olio che utilizzo solitamente, dell'olio di Caudalie. Sicuramente con l'olio sono riuscita a struccare il viso più velocemente, però anche questa volta ho fatto la prova del 9 con l'acqua micellare che avevamo utilizzato prima e la zona del viso che avevo struccato con l'acqua micellare bifase è pulita, perfettamente detersa e perfettamente struccata, mentre la parte del viso che ho struccato con l'olio invece ha ancora dei residui di trucco e soprattutto molti più glitter. Ed eccoci qua con le considerazioni finali. Premessa doverosa, questo è un prodotto che non manca mai a casa mia. Penso di averne utilizzato 5-6 flaconi da quando l'ho scoperto. Ha un odore che mi piace tantissimo ed è l'unico struccante classico, cioè di quelli che si applicano con i dischetti, che utilizzo. Per il resto utilizzo sempre solo oli sul viso. Come avete visto dal test, questo prodotto strucca. Solitamente io, anche utilizzando detergenti oleosi, ho sempre un residuo di mascara, visto che ne utilizzo tanto, proprio attaccato alle ciglia. Questa riesce a struccarmelo perfettamente, quindi spesso, anche se utilizzo uno struccante oleoso, poi con un cotoncino, avete visto che utilizzo dei dischetti di cotone lavabili, passo attorno alle ciglia in modo tale da eliminare tutti i residui con questo prodotto. Altra cosa che apprezzo tanto di questo prodotto è che non mi dà alcun tipo di fastidio agli occhi e io ho degli occhi molto delicati e solitamente con i detergenti oleosi in particolare mi si appanna la vista, con questo non succede. Altra nota super positiva è il prezzo e il rapporto quantità-prezzo, perché sono 400 ml di struccante che è
vi durano almeno, secondo me 6 mesi no, però 3 mesi sì. Nota negativa però, secondo me, è che lascia il viso un po' unto. Cioè è vero che lo strucca, è vero che lo deterge, è vero che effettivamente poi lo lascia idratato, non avete la sensazione di pelle che tira, però la sensazione di pelle oleosa io la sento e quindi ho necessità di risciacquarlo. Ma comunque questo è un prodotto che io solitamente utilizzo per struccare gli occhi, proprio perché strucca qualsiasi cosa e il viso invece lo strucco in altro modo. È chiaro che rispetto ad uno struccante oleoso bisogna stare un po' più tempo col dischetto sugli occhi. Secondo me questo è un prodotto che va bene per tutti e lo consiglio in particolar modo a chi si trucca tanto e quindi ha bisogno di uno struccante effettivamente efficace, ma ha gli occhi tanto delicati che solitamente si irritano con altri struccanti, specialmente con struccanti oleosi. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto o altri di questa linea, come vi siete trovati e se avete uno struccante da consigliarci, quindi lasciateci un commentino. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su, iscrivetevi al nostro canale se non siete ancora iscritti e seguiteci su Instagram. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo presto, ciao!